Marittimi sul piede di guerra a Torre del Greco. Grande partecipazione lunedì sera all'assemblea tenutasi nella sala adiacente alla chiesa di Porto Salvo, nel cuore della zona mare. Alla base del malcontento numerose problematiche, tra cui in primis la decurtazione della cassa marittima. Un'occasione per dare voce ai lavoratori del mare, con l'intento di organizzare a breve una grande mobilitazione per rivendicare i propri diritti. Li abbiamo ascoltati ai microfoni di TV City. Quali sono i diritti che rivendicate? Sono tanti i diritti. La prima cosa è perché il marittimo non è un lavoro usurante. La seconda cosa, le paghe basse. Qua ci sono piccoli di camere che navigano, prendono 1.500-1.600 euro al mese senza fare niente. Se fanno qualcosa a bordo, che vogliono fare una spesa e via dicendo, portano 1.300 euro a casa. Perché siamo qua, perché ogni anno se succede qualcosa. Quest'anno hanno messo che ci vogliono decurtare la cassa marittima, ce la vogliono portare dal 75% al 60%. Altre motivazioni, la vita che facciamo a bordo non si mangia bene, non si dorme bene. Stiamo 80-90 giorni fuori di casa, a dormire a 2, a 3, a 4 in cabina con altre persone. E questo sinceramente non mi sembra giusto. Questi c'è nessuno che vi tutela. Io navigo da 23 anni, ho visto che in 23 anni si sono aumentati tutte le paghe, i sindacati si sono aumentati le paghe in 23 anni e noi personalmente in 23 anni non ci hanno mai aumentato un euro. Ci stiamo organizzando per protestare civilmente per i nostri diritti. Punto e basta. Avete portato a conoscenza dell'amministrazione comunale di questa situazione? Allora no, penso che nella prima protesta che faremo sicuramente verrà a conoscenza pure il sindaco di Torre del Greco e vediamo se pure il sindaco ci può dare una mano. Ci sentiamo abbandonati, non riusciamo ad arrivare alla fine del mese. Cresce la disperazione di chi quotidianamente deve fare i conti con la realtà. Di qui la necessità di risposte e soluzioni in tempi brevi. Io non riesco più ad andare avanti, con tre figli così non si può vivere. Le spese, penso che lo sapete, no? Le spese sono aumentate. Qual è la vostra richiesta? Aumentano le paghe. A bordo ci danno di più, non si vive più, si sopravvive. Stasera qui ci sono marittimi che navigano con diverse compagnie di navigazione. Corsica Ferri, CNV, Grimaldi di Napoli, Mobilagno, penso che ci sta un po' di tutto. Torre del Greco rappresenta secondo me il compartimento più grande della Campania. 30.000 iscritti. Lo Stato ormai ci ha abbandonato e ci sta tagliando in tutti i settori. Fra poco hanno fatto un decreto solo di 3 mesi per gli extracomunitari. Prossimamente li vedremo sempre a bordo. I nostri figli non navigheranno più perché ormai non c'è più spazio. Ai privati conviene dove si risparmia. È normale che prendono questi qua che hanno 1.500 euro al mese, però non pagano tasse italiane e noi siamo costretti a pagare le tasse italiane. E ci stanno tagliando cassa marittima, ci stanno tagliando tutto. E l'obiettivo di stasera qual è? L'obiettivo di stasera è dare voce ai marittimi per organizzare una manifestazione a Roma. Lo Stato ci deve ascoltare, ma non lo Stato di maggioranza o di opposizione. Qua ormai maggioranza e opposizione è tutta una menessa. Non se ne fregano niente di noi marittimi.